Buongiorno e buon lunedì 4 ottobre 2021. Comincia un altro appuntamento di Punto Nuovo Sport Show. Alessandro Montano, Umberto Chiarello vi danno il ben ritrovato in queste due ore, dove parleremo e tanto non solo di Fiorentina-Napoli ma anche della sosta per le nazionali che ci porteremo avanti nei prossimi giorni. Però prima facciamo un po' di ordine, perché è arrivato il comunicato della Fiorentina ancor prima di dirvi 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, perché è arrivata una nota ufficiale del club fiorentino su quello che è successo ieri al Franchi, no? I fatti che hanno visto coinvolti alcuni deficienti, perché così è il nome giusto per definire certi presunti tifosi nei confronti di Koulibaly, Osimhen, Anguissa, soprattutto del centrale del Napoli. La Fiorentina ha preso le distanze con un lungo comunicato, ha ribadito anche che il direttore generale Barone già nel post gara di ieri ha tenuto a scusarsi personalmente a nome della società e che sta già lavorando spalla a spalla con la questura di Firenze per far sì che vengano identificati e non solo poi daspati per i prossimi 10 anni, ma verrà anche proibito l'accesso al Franchi per un bel po' di tempo. E poi particolare, no Umberto, buongiorno a te. Come la Fiorentina buongiorno. Scrive, siamo rimasti sorpresi che in situazioni come Atalanta e Fiorentina non ci sia stata la medesima tempestività e attenzione su quanto di altrettanto vergognoso stava accadendo nei confronti di un giocatore viola, no? I cori contro Dusan Vlahovic. Buongiorno a te Umberto, un tuo primo commento in attesa poi di trovare i primi ospiti. Buongiorno, quest'ultima chiosa della Fiorentina secondo me è una caduta di stile. Scusarsi bisogna sempre farlo senza se e senza ma. Scusarsi ma aggiungere sì però a noi non lo hanno fatto o non hanno prestato la stessa attenzione è un modo pessimo di scusarsi. Bisognava scusarsi e semmai aggiungere ci piacerebbe che anche altri club come noi si impegnassero nella medesima lotta per questa battaglia di civiltà che ci ha visti anche coinvolti come vittime della medesima situazione di discriminazione territoriale e personale. Ma aggiungere a Bergamo non c'è stata la stessa attenzione è un modo sbagliato di intervenire e soprattutto rende, non dico vane, ma molto meno positive le scuse offerte dal club viola. Allora andiamo con i primissimi ospiti. È un piacere aprire il nostro salotto radiofonico con Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC. Salve, buon pomeriggio, eccoci. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ciao direttore, ben trovati. E dare salve. Il ben ritrovato anche ormai ad un amico di questa trasmissione, collega di Radio 24 e Panorama, Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao, buon pomeriggio. Allora, prima domanda Umberto per Marco Di Lello. In questi casi dove non c'è un idiota che insulta, ma c'è un intero stadio quasi nella gran parte, addirittura persone che erano in tribuna sono rimaste inorridite per quanti insulti sono piovuti dalla tribuna, che poi dovrebbe essere la zona dello stadio che per censo dovrebbe garantire, non so perché il censo dovrebbe essere in automatico, maggior civiltà, però in ogni caso in tribuna dovrebbero sedere le persone più lontane dal mondo ultra, e invece anche da lì sono piovuti insulti continui, e a Firenze è una costante. È mai possibile che questa situazione si perpetua e non si interviene? Ciao direttore, intanto come vedi la conferma è che, come dire, non solo la mamma dei cretini è sempre incinta ma non conosce differenze di censo di situazione sociale. Ed effettivamente quello che è accaduto ieri in tribuna è disgustoso come o più di quello che accade normalmente nelle curve. C'è stato un atteggiamento molto grave, l'avete detto voi prima, sia di discriminazione territoriale, quindi in generale nei confronti dei napoletani, e sia ancora più insopportabile nei confronti dei nostri fuoriclasse
di colore, che orgogliosamente, diciamo, mostrano la loro pelle nera e che hanno insegnato non solo il calcio ma anche il modo di vivere a molti di questi incivili in questi anni. Penso a Koulibaly e a quanto sia un uomo esemplare, prima ancora che un calciatore esemplare. Detto questo, io insisto, direttore, gli strumenti ci sono, l'arbitro ha la possibilità di sospendere la partita o di non farla iniziare in questo caso. E dopodiché, se si continua a sanzionare con multe di qualche migliaio o decine di migliaia di euro, è evidente che questo non ha nessuna efficacia deterrente. Bisogna immaginare sanzioni di tipo diverso che già oggi sono presenti nell'ordinamento sportivo e che si possono utilizzare in queste occasioni. Allora, ieri è importante che la Procura, attraverso i suoi delegati, abbia già raccolto anche dichiarazioni di Koulibaly e quindi sia stato in condizione di fare subito, in modo da permettere già oggi la trasmissione al giudice sportivo, un referto che raccontasse questo atteggiamento odioso e insopportabile che hanno avuto ieri i tifosi della Fiorentina, ammesso che possano definirsi tifosi. Ma poi la palla è nelle mani del giudice sportivo e francamente io penso, ho letto anche negli anni scorsi, nei mesi scorsi, tutti i massimi vertici della federazione hanno assunto l'impegno di usare il pugno duro, che non era possibile tollerare questi atteggiamenti discriminatori. Siccome noi a Napoli non ci abitueremo mai, ma non è né la prima né l'ultima volta, temo, che questo accade, e allora è evidente, diciamo, che occorre invece intervenire con sanzioni più gravi, come quella della chiusura delle curve o addirittura della chiusura dell'intero impianto. Solo così possiamo immaginare possano imparare questi facinorosi. Io non voglio utilizzare termini che pure meriterebbero, ma insomma solo in questo modo noi possiamo immaginare di cominciare ad educare, ecco, ai valori dello sport questi che di tipo del calcio secondo me hanno molto poco. E allora ognuno deve fare la sua parte, l'ordinamento sportivo già prevede delle norme, la procura fa la sua parte, io mi aspetto da parte del giudice sportivo sanzioni esemplari, e altrimenti intervenga la Federcalcio e il Consiglio Federale, inasprisca ulteriormente, preveda degli automatismi anziché la discrezionalità nell'applicazione, nell'erogazione delle sanzioni, e vediamo se riusciamo a mettere fine a questo scempio. Io sono fra i tanti che vanno allo stadio con i propri figli, ho due ragazzi di 7 e 14 anni, per me deve essere sempre una festa andare allo stadio. Dopo quello che è successo ieri, francamente, diciamo, ho qualche ritrosia in più, mentre noi abbiamo il dovere di fare in modo che il calcio sia un luogo dove vanno le famiglie a divertirsi, cancellando quelle pagine orrende che abbiamo visto ieri. Giovanni, una tua prima lettura e anche una tua prima domanda per Marco Di Lello. Ma guarda, io faccio un ragionamento rapidissimo. La premessa è che chiaramente quanto è accaduto ieri a Firenze è incommentabile, punto. E quindi è qualcosa che non può avere casa dentro, non dico lo stadio, ma dentro qualunque momento della nostra convivenza sociale. Però andiamo al punto. Sento parlare di sanzioni ancora più stringenti, di penalizzazioni per i club sotto forma di stadi chiusi, settori chiusi. Io ricordo che qualche anno fa fu fatto il tentativo, arrivando addirittura a prevedere che si incidesse sulla classifica con punti di penalizzazione, con partite perse a tavolino, salvo poi comprendere in pochi mesi che si era consegnati i club nelle mani degli ultras. Ora, ieri a Firenze mi pare di capire non sia stato semplicemente un problema di curve, ma un problema che purtroppo in tanti stadi italiani esce dalle curve e attraversa tutto il resto dell'impianto, così come attraversa vari strati della civiltà e della società italiana, quello del razzismo più o meno strisciante. Io però ho l'impressione che la risposta a questa cosa non siano le pene più stringenti, io ho l'impressione che la risposta a queste cose sia pretendere dai club che si attivino per mettere fuori questa gente, non per mettere fuori tutti. Allora, qualche sporadico esempio lo stiamo cominciando a vedere. Io so, da quello che mi risulta, che molti altri club collaborano con le forze dell'ordine attraverso la tecnologia per cercare di individuare le persone che si rendono protagoniste. Ecco, io credo due cose.
La prima, che bisognerebbe avere il coraggio di dare pubblicità a queste situazioni, e cioè far sapere che ai tifosi della Fiorentina, del Napoli, dell'Inter, del Verona, dell'Atalanta, della Juventus, del Toro, fate voi, che il proprio club non tollera e che ha la tecnologia per aiutare la questura nel processo di identificazione e poi di messa al bando dagli stadi per tanti anni. La seconda cosa, non mi piace il distinguo, ho letto qualche minuto fa il comunicato della Fiorentina che si è messa a disposizione della questura, e in questo insomma bisogna fare un plauso al di là delle scuse che sono state fatte immediatamente e che lasciano un po' il tempo che trovano. Non mi è piaciuto quel distinguo, però volendo sottolineare che anche in altri stadi è successo e bisogna chiedere a tutti i club di muoversi, quando si è protagonisti attivi proprio malgrado di quello che è successo ieri a Firenze non esistono dei distinguo, esiste solo la necessità di identificare il più possibile queste persone, metterle fuori, far pubblicità a questa cosa perché faccia da deterrenza per tutti gli altri. Io credo che questa sia l'unica strada, perché quella delle pene più severe che vanno a punire un club che spesso è incolpevole rispetto a questo tipo di atteggiamenti è stato già verificato nel passato, si tratta semplicemente di un'arma messa in mano ai facinorosi. Marco Di Lello. No, io non sono d'accordo, abbiamo discusso a lungo sul tema della responsabilità oggettiva, e comunque per me chiudere le curve significa penalizzare questi qui, non penalizzare la società. E comunque io non capisco noi come possiamo tollerare la presenza di questi individui, che ripeto, secondo me col calcio e con lo sport non hanno nulla a che vedere durante una partita di calcio. Io non penso che parte, a me non pare di aver detto da nessuna parte che si tollera la presenza, io ho detto esattamente il contrario, e cioè che bisogna andare fino in fondo, dargli un nome e un cognome, fare in modo che non mettano più piede dentro lo stadio. Qualche esempio si sta vedendo, tanti club io so che collaborano con le questure attraverso le tecnologie impiantate negli stadi per arrivare all'identificazione di chi si macchia di atti violenti o di razzismo. Abbiamo il caso della Juve, ma ne potrei citare anche altri, insomma, e da quello che abbiamo capito anche la Fiorentina farà lo stesso processo adesso dopo quello che è successo, cercando di identificarne il più possibile. Non si tratta di tollerare, è il contrario, si tratta di selettivamente metterli fuori, perché il calcio deve essere goduto da chi merita di stare dentro uno stadio. No, ma poi mi permetto di aggiungere per Marco Di Lello che siamo al terzo episodio neanche nel giro di un mese e qualche settimana di campionato, e ieri le telecamere di DAZN hanno pescato proprio il momento in cui Koulibaly veniva offeso dagli spalti del Franchi, e mi ha quasi straziato vedere che c'erano tanti ragazzini al fianco di quelli che in realtà sono stati identificati come facinorosi e come anche persone, degli imbecilli, diciamolo chiaro e tondo, degli imbecilli che hanno poi cercato di provocare a metri e metri di distanza un calciatore come Koulibaly. C'è un problema culturale nel nostro paese, Marco Di Lello? C'è un problema culturale, è una minoranza che però devo dire, diciamo, è molto presente purtroppo nei nostri stadi. E allora, per carità, io l'utilizzo del DASPO, anzi del super DASPO, diciamo, non solo l'ho promosso, diciamo, da legislatore, ho dato un contributo perché venisse aumentato l'utilizzo, per cui dove si può intervenire singolarmente e personalmente, ben venga. Dove non è possibile questo, ripeto, oggi ci sono delle norme, è l'articolo 62 delle NOIF, così come tra l'altro recentemente modificate, che intanto danno la responsabilità in capo alla società, perché quelli sono tifosi della società, e francamente nessuno mi toglie dalla testa che le società conoscono, ahimè, perfettamente quelli che sono i più facinorosi, quelli che sono i peggiori supporter, e hanno tutti gli strumenti per intervenire. Lo rendi non gradito, non lo fai venire allo stadio, ti assumi la responsabilità e lo lasci fuori, altrimenti ti chiudo l'impianto. Ecco, secondo me rispetto a questa prospettiva offerta alle società avremmo una maggiore efficacia da parte delle stesse società nel riuscire ad isolare le mele marce. Se non lo fanno, inevitabilmente è tutto il cestino delle mele che viene marcito, che comunque deve essere isolato e colpito, perché se non riesco a intervenire sul singolo devo necessariamente intervenire su quella comunità che si rende responsabile di questi che sono comportamenti, ripeto, assolutamente inaccettabili. E siccome il calcio e lo sport dovrebbero essere
un'occasione di esempio, in questo modo invece noi ci andiamo a vergognare di quello che accade nei nostri impianti sportivi. Questo noi non lo possiamo tollerare, e più che si è cominciato nel modo peggiore, io penso che sia venuto il momento di usare la mano pesante, perché se noi facciamo come è avvenuto in passato e sanzioniamo questi episodi con 5.000 euro, 10.000 euro di multa, francamente è ridicolo e irrisorio, anzi che sembra quasi un incentivo per questi signori a continuare a comportarsi in questo modo. Nel momento in cui li sanzioniamo sul serio, non li facciamo entrare più allo stadio, glieli chiudiamo, o glielo chiudiamo lo stadio, vedete come si cambia atteggiamento. Umberto, una tua chiosa anche per salutare i nostri ospiti. Bisogna fare come si fa in Premier League, cioè le società si devono fare parte collaborante del problema, fermo restando che vanno identificati i responsabili di tutto ciò, ma a volte si tratta di identificare 10.000 persone, non uno, due, tre, non quello che ha detto scimmia di M a Koulibaly, che è una persona fisica individuabile a cui Koulibaly ha risposto, ma a tutti coloro che l'hanno fatto, sono tanti, a volte si parla di migliaia di persone, diventa veramente complicato andare a identificare tutti. Il punto però è che la società ha nomi, cognomi, posti assegnati, ormai ogni posto ha un nome e un cognome, quindi deve farsi parte in causa come fanno in Premier League e ritirare l'abbonamento, se c'è un abbonamento, impedire a queste persone di accedere agli impianti sportivi. Al di là del DASPO che viene dato dalla pubblica autorità, le società devono per forza di cose cominciare ad allontanare questi pseudotifosi, altrimenti a quel punto è giusto che si squalificano stadi e curve, perché io sono contro la penalizzazione delle società, sono contrario perché rende le società ricattabili dai tifosi, ma le società devono dimostrare collaborazione, altrimenti vanno punite anche le società. 30 secondi a testa, Giovanni, e poi Marco, e salutiamo. Io credo che si faccia un buon servizio a chi ci ascolta spiegandogli che non bastano ad esempio le immagini di Dazon di ieri sera per prendere quell'energumeno 2, 3, 4, 5, 10 civili e metterlo fuori dallo stadio, nemmeno se la Fiorentina ne conoscesse il nome e il cognome. C'è un processo lungo che deve consentire l'identificazione certa con nome e cognome. Spesso si va a ritroso e si segue attraverso, si ricostruisce il percorso dal parcheggio al tornello, al momento in cui la persona entra dentro lo stadio, si notifica tutta la questura e nel momento in cui la questura valida la possibilità che quel nome e cognome sia associato al delitto sportivo o non sportivo che ha commesso, a quel punto il club può emettere il suo DASPO in attesa che arrivi poi il DASPO delle autorità di pubblica sicurezza. Questo è il processo, perché poi alle volte si fa in fretta a dire che un club deve guardare le immagini da zona e decidere che Umberto Chiariello non può più entrare nello stadio, dico per fare un esempio per paradosso. Il procedimento è questo, si può fare e questa è già una bella notizia. Non dare quest'idea a De Laurentiis che la prende a volo. Soprattutto non farti beccare delle telecamere di persona. Stiamo scherzando ovviamente, no, ma per dire insomma che il procedimento è un po' più complesso di quello che i nostri ascoltatori e i tifosi genericamente immaginano. La buona notizia è che si può fare. La notizia ancora migliore secondo me è che tutti i club in ogni momento in cui questo accade diano la massima pubblicità al fatto che esiste la piena, totale, senza nessun tipo di infringimento, collaborazione con le forze dell'ordine perché si possa arrivare all'identificazione nome e cognome e a sbatterli fuori, anche se si può cominciare solo dai singoli o da piccoli gruppi, perché comunque è una lezione che fa da deterrente. Grazie mille Giovanni, alla prossima. Ciao, grazie a voi. Marco Di Lello, per chiudere anche con lei. Sì, mi pare che alla fine stava registrando una certa sintonia, ma siccome giustamente Chiariello rievocava il modello Premier League, io ero a Londra a vedere Arsenal-Napoli e c'era un esagerato, devo dire londinese, insomma, il posto dell'Arsenal a due file distante da me, e tempo 30 secondi lo steward la prima volta l'ha fatto sedere e la seconda l'ha cacciato fuori a calci. Allora, siccome si pagano gli steward, ce ne sono 500-600 in ogni partita, questo si può fare già in corso d'opera, non c'è bisogno neanche della tecnologia
per andare a individuare con riconoscimento facciale l'individuazione del posto chi è che si è reso responsabile di determinati comportamenti. Se noi aggiungiamo un altro centinaio di steward sugli spalti, tutto sommato li pagano 40 euro, mi pare una spesa sopportabile, abbiamo la possibilità di reprimere in tempo reale, di cacciare e non far più rientrare questi pseudo tifosi allo stadio. Forse anche questo può essere, può convenire alle società, ma gli conviene se l'alternativa è che liquidiamo lo stadio, perché finché l'alternativa sarà dargli 4-5 mila euro di multa, preferiranno magari prendersi la multa piuttosto che spenderle 6-7 mila in steward aggiuntivi da mettere sugli spalti. Ecco, allora le società dimostrino di fare sul serio sotto questo punto di vista, e altrimenti francamente ben venga la responsabilità aggiuntiva, io la penso così. Grazie mille Marco Di Lello, alla prossima anche con lei. Grazie a voi. Tra pochissimo invece noi torniamo con l'edito nuovo di Umberto Chiaretto. Al netto di quelli che sono stati i fatti del Franchi, questo è stato soprattutto un turno di Serie A che ci ha portato a questa seconda sosta per le nazionali, con tanti risultati che ci hanno anche lasciato contenti, no Umberto? Per esempio la vittoria della Salernitana, la prima in stagione, un po' meno forse contenti ci ha lasciato la vittoria del Milan contro l'Atalanta, perché si mette lì a meno due dal Napoli, e l'Inter che poi dà un altro segnale di forza contro il Sassuolo, una gara molto complicata che ha girato, ribaltato con grande abilità la formazione di Simone Inzaghi. Lazio che invece cade contro il Bologna nel 3-0, non tradisce la Roma che risponde forte dopo il derby vincendo in casa con l'Empoli. Tutto questo nell'edito nuovo di Umberto Chiariello. L'edito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. La settima giornata è quella che precede le finali di Nation League tra le nazionali europee. L'Italia è arrivata in semifinale, mercoledì affronterà la temibile Spagna, l'unica che all'europeo recente ha creato qualche problema ai ragazzi di Mancini, ed è un momento di riflessione perché siamo giunti a un momento del campionato abbastanza significativo. Basta considerare che siamo praticamente a quasi il 20% del torneo. Cioè, il 20% significa né più né meno che siamo a un quinto del campionato. È un momento significativo di valutazione. Cosa possiamo dire, quindi, in merito alla valutazione di questo campionato? Giunti al 20%, ripeto, circa del torneo, siamo in grado di poter dire che in questo momento il Napoli, che ha punteggio pieno ed è a un passo solo dal suo record storico, quello realizzato da Maurizio Sarri nel 2017-2018 con 8 vittorie consecutive, mai il Napoli aveva fatto tante vittorie in partenza, neanche negli anni degli scudetti dell'epoca Maradona. Battendo il Torino nella prossima partita in casa, il Napoli eguaglierebbe Maurizio Sarri. Considerando il calendario degli azzurri, che è un calendario complicato, visto che alla prossima c'è il Torino e si gioca l'altra domenica, il 17 ottobre alle 18, ma alla nona ecco che c'è la tesi di laurea. Nel simpatico siparietto tra Spalletti e Mourinho avutosi ieri in televisione, Mourinho ha augurato a Spalletti di inciampare nella prossima gara in trasferta. Guarda caso è proprio a Roma con la Roma. Lì si parrà probabilmente la nobiltà di Azzurra, posto che il Torino di Juric non sia un guastafeste, e Juric è lo stesso allenatore che ha guastato la festa del Napoli, che avrebbe sbattuto fuori la Juventus dalla Champions e invece è andata a sbattere sul Verona di Juric. Non va sottovalutato il toro di Juric, ma ammesso che quell'ostacolo sia superato d'amblè, ecco che arriva poi la Roma per battere il record dei record. Ma il Napoli dei record però si deve confrontare con due realtà in questo momento molto importanti. Io ho detto una cosa su Twitter, la ribadisco. Ho l'impressione che questo sia di nuovo il campionato dell'Inter, che solo il Napoli o il Milan in questo momento possono guastare la festa interista, perché quando una squadra come l'Inter, campione in carica,
cambia tanto, cambia pelle, perché cambia il suo allenatore leader assoluto e i suoi giocatori di maggiore espressività come Lukaku e Hakimi, ma mette nel motore gente come Dzeko, gente come Dumfries, comunque Çalhanoğlu, perché ha perso anche Eriksen, Çalhanoğlu, e un allenatore come Simone Inzaghi, l'Inter è totalmente diversa, magari anche più debole, ma rimane una squadra molto forte. Quando in un campionato ti succede di andare a vincere partite come quella di Firenze, dove per un intero tempo la Fiorentina ti ha messo sotto, e partite come quelle del Reggio Emilia, dove per un intero tempo il Sassuolo ti ha messo sotto, e godi di vantaggi arbitrali come quello della clamorosa mancata espulsione di Handanovic, sono le annate che sembrano quelle giuste per vincere. Sono quelle annate in cui ti va tutto bene e non bastano i pareggi con Sampdoria e Atalanta a rendere meno gioiosa la situazione. L'Inter è in linea di galleggiamento, anzi in linea di volo, per meglio dire, verso il suo secondo scudetto consecutivo ed è la favorita a tutt'oggi. Ciò non toglie che è battibile più dell'anno scorso, dove però non ha avuto rivali. Perché il rivale che doveva essere il Milan, campione d'inverno, si sciolse come neve al sole nel girone di ritorno, subendo rimonte clamorose, distacchi clamorosi, perché l'Inter e il Napoli al Milan hanno dato distacchi di oltre 10 punti, ma abbondantemente oltre. Ora però il Milan sembra poter prescindere dai suoi grandi vecchi, perché né Giroud né soprattutto Ibrahimovic servono a questo Milan in questo momento, perché sono sbocciati i calciatori che l'anno scorso non hanno dato quello che il loro valore di mercato sembrava dire. Tonali, l'anno scorso inguardabile, ora è insieme a Locatelli il miglior centrocampista italiano, anzi per meglio dire Pellegrini, Tonali e Locatelli sono in questo momento i tre centrocampisti italiani più forti. Anche perché Barella gioca, è Barella che continua a essere all'Inter un punto di forza. Abbiamo quattro centrocampisti fortissimi a cui si aggiungono gli stranieri, tra virgolette, Jorginho e Verratti. Mai forse l'Italia ha avuto tanta concentrazione di giocatori importantissimi al centrocampo e tanta poca concentrazione di attaccanti buoni, tant'è vero che mancando Immobile e Belotti, Mancini non sa chi santo votarsi, perché Ken e Raspadori sono acerbi, ma forse non sono neanche questi giocatori di grandissimo livello. Raspadori è tutto da vedere, Ken mi sembra muscolare non più di tanto, ma insomma ora a centrocampo sono giocatori importantissimi che stanno facendo la differenza. Il Milan gode di un Tonali a altissimo livello, ma stanno sbocciando in tanti. Calabria, per esempio, che sta scavalcando Florenzi sia nel Milan che in nazionale e attacca il posto di Di Lorenzo, per dire poi di Salemakers, ma soprattutto Brahim Diaz, per non parlare di Teo Hernandez, che già l'anno scorso ha dimostrato quel tumori dietro, che è un ragazzo fortissimo che si sta rivelando un acquisto importantissimo. Cioè il Milan ha sostituito Donnarumma con un portiere altrettanto bravo, non quanto Donnarumma, che in questo momento vive per colpa sua, ha scelto di andare in una bolgia infernale e sta vivendo tutta quella del Paris Saint-Germain, che ha perso 2-0 con Rennes, a dimostrazione che le figurine non fanno una squadra. E il Milan ora ha questi giovani che stanno sbocciando tutti contemporaneamente bene, al punto che la mia previsione che il Milan non sarebbe stata competitiva allo scudetto sta andando a carte 48, perché c'è una maturazione, specialmente di quel Leao, per non dire di Rebic, che è l'altro giocatore come Osimhen di grandissimo impatto sulla corsa e sulla capacità di travolgere gli avversari. Oggi in Italia assistiamo alla fioritura di tre grandi attaccanti: Vlahovic a Firenze, Osimhen a Napoli e Leao al Milan. Sono questi gli attaccanti che, oltre ai soliti vecchi e ai soliti noti, Immobile, Dzeko, Lautaro Martinez, sono questi coloro che stanno facendo la differenza. Si sta aggiungendo anche quel Ebram
alla Roma che sfonda le traverse, prende pali e legni in quantità industriale, ma il giorno in cui comincia a segnare con continuità diventerà anche lui un uomo importante di questo torneo. Quindi la lotta scudetto in questo momento è Napoli-Milano nel suo complesso, ma c'è la Juve che comincia a rimontare, nel senso che fa 3 vittorie consecutive. La Roma non molla, chi invece sembra fare un percorso minore sono Lazio e Atalanta, e la stessa Fiorentina rimane una grande incompiuta. Ecco quindi come si è ribaltato lo scenario: sembra che lo scudetto sia una lotta a 3, ma attenti sempre alla Juve, col Napoli a pieno diritto nel consesso, e il quarto posto la Roma, che si deve guardare più che da Atalanta e da Lazio, dalla rimonta della Juventus. È uno scenario totalmente nuovo e impensabile alla vigilia. Subito informazioni sul traffico. Continuiamo a fare un po' le carte alla 7ª giornata di campionato, con occhio attento anche alla Final Four di Nation League, con una delle voci più inconfondibili del nostro giornalismo, quella di Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo. Buon pomeriggio, ciao, un saluto a te naturalmente e agli ascoltatori. Parlavamo un po' della lotta scudetto che si sta venendo a formare, Napoli contro Milano, dice il nostro direttore Umberto Chiariello. Sei d'accordo, sarà un Napoli contro Milano di qui alla fine del campionato, oppure si fa troppo presto a dare la Juventus per finita? 7 giornate sono tante per capire, poche per fare una previsione definitiva. Credo che si possa dire così, che Milan e Napoli in questo momento sono le 2 squadre più convincenti, sono quelle che non soltanto per i risultati ma anche per la capacità di esprimere gioco ci emozionano e ci convincono di più, e quindi al momento mi pare che non sarebbe lontano dalla verità questa lotta a 2 per il titolo. Sono peraltro convinto che questo campionato più di altri invece alla fine sarà equilibrato. Sono convinto che l'Inter, sono convinto che anche la Juventus, che alla fine secondo me rientrerà, potranno dar fastidio alle 2 squadre che però, insisto, in questo momento sono le più convincenti. Umberto, per Riccardo. È un campionato però che è funestato dalla solita vicenda che ci colpisce sempre, quella dei cori razzisti, e da alcune decisioni arbitrali che cambiano completamente le partite. Penso ad Andanovic non espulso, che sicuramente cambia la gara di Reggio Emilia. Ci sono decisioni arbitrali dove non si capisce l'utilità del VAR dove sia, visto che sono talmente eclatanti certi errori. Allora mi domando e dico: quanto incide nella lotta a scudetto la cattiva utilizzazione dello strumento tecnologico, e quanto è possibile che con tutto lo strumento tecnologico di cui disponiamo negli stadi non riusciamo a individuare questi animali in servizio permanente effettivo? Il tema più importante tra i due che hai citato, per quello che mi riguarda naturalmente, è la lotta al razzismo. Sono ormai persuaso che non ci sia un altro sistema che non quello di individuare i singoli responsabili e cacciarli per sempre dagli stadi di calcio. Io credo che le società debbano attrezzarsi, e lo debbano fare tutte, per poter essere in grado di individuare. Io sono convinto che possano farlo, al di là di quelle che saranno poi le scelte della giustizia sportiva, al di là di quelle che saranno le decisioni che verranno assunte secondo le norme attuali dalla Federazione Gioco Calcio, credo che sia importantissimo che ogni singola società si assuma le proprie responsabilità. Ho apprezzato molto il gesto di scuse della Fiorentina nei confronti del Napoli, sono d'accordo che debba essere fatto, ma non basta. Adesso è necessario andare a colpire, individuare i singoli responsabili perché vengano cacciati dagli stadi italiani, come si fa in altri paesi. Devo dire la verità, la Juventus non più di 7 giorni fa ha operato in questo modo, e da questo punto di vista va sicuramente sottolineata l'intelligenza, la visione della società bianconera. Dobbiamo far sì che tutte le società siano in grado di farlo. Questo per me è un tema centrale. Non si può andare allo stadio e sentire cori razzisti, non si può andare allo stadio ed essere disturbati nella nostra passione calcistica grazie e per colpa di alcuni di questi imbecilli che ormai stanno inquinando il mondo del calcio. Scusate la durezza della mia espressione. Per quanto riguarda il resto, tu sai, Umberto, io non amo parlare molto di episodi arbitrari. Io sono della vecchia scuola,
secondo la quale l'arbitro deve decidere e dobbiamo imparare anche culturalmente tutti ad accettare le sue decisioni. Detto questo, ci sono decisioni che possono essere condivise, decisioni che possono non essere Riccardo, condivise. Però perdonami, in anni in cui non c'era la tecnologia a servizio degli arbitri, uno discuteva della decisione arbitrale, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, arbitrato bene, arbitrato male, il fuorigioco di Turone, un centimetro, 10 centimetri, se ne è parlato per secoli. Ma adesso che hanno la possibilità di avere un supporto tecnologico, certi errori appaiono inammissibili. Ma sai, io ho anche l'Inter, perde 1-0, perde Andanovic, cambia tutta la partita però. Io ho una precisa visione sulla tecnologia, Umberto. La tecnologia, fin dal momento in cui si parlava del VAR, ero convinto, ero certo, non avrebbe risolto niente. L'unica tecnologia che può risolvere, e lo vediamo anche in altri sport, penso alla pallavolo per esempio, è quella delle linee. È facile con la tecnologia individuare una palla uscita, una palla entrata, un fuorigioco o meno. Questa tecnologia è una tecnologia attendibile. Ma negli sport di contatto, e il calcio è uno sport di contatto, non c'è VAR che tenga. Qualunque tipo di contatto è ovviamente soggetto all'interpretazione. La prima interpretazione, ovviamente tenendo fermo il regolamento come punto di partenza, sia chiaro, la prima valutazione è quella che fa l'arbitro in campo. Il VAR, che non è una moviola, e questo è un principio che fa fatica a passare, non è una moviola, è lo strumento che deve semplicemente segnalare all'arbitro un chiaro, evidente errore. Se non c'è un chiaro errore, il VAR non può in nessun modo contraddire la scelta attuata dall'arbitro in campo. Ed è per questa ragione che in alcuni casi, poiché il contatto è interpretabile, il VAR non può far altro che assecondare la decisione assunta dal direttore di gara sul campo. Questo va capito, perché altrimenti non usciremo mai da questa polemica. Dobbiamo dirlo, il VAR non è mai spento, il VAR funziona sempre, il VAR è sempre visionato, ma può intervenire solo in pochi casi, quando c'è l'errore evidente. Per salutarci, Riccardo, la Lazio sta colando a picco oppure ci no, sono ancora dei problemi Lazio, da risolvere? Ha fatto due vittorie importanti, poi cade. E c'è questa voce di dentro, pare che sia Milinkovic, che dice al mister, siamo così da sempre, siamo una squadra che fa questo da sempre. Ma sai, Umberto, sorrido perché quando da laziale sono abituato, forse qualcuno potrà comprendermi, a subire tante delusioni. I tifosi della Lazio, come molti altri in verità, sono più abituati a soffrire che a gioire. E allora io dico questo: Bologna ha vinto con pieno merito, ha giocato molto molto bene, la Lazio invece non è riuscita a interpretare la partita, però credo che sarebbe un errore pensare che quella Lazio, quella vista a Bologna sicuramente brutta, sicuramente non adeguata, sia la Lazio che finirà la stagione. Io credo che ci voglia tempo per ogni cosa, dice un vecchio proverbio, no? Lo sapete probabilmente, c'è un tempo per ogni cosa, ecco, ci vuole tempo. Io credo che Sarri debba capire meglio la Lazio debba capire meglio Sarri, entrambi dovranno capire se la filosofia di gioco di Sarri è adattabile ai giocatori che Sarri ha a disposizione. Questo sicuramente è un tema, però sono convinto che ci debba essere concesso tempo. Ecco, Sarri è successo a Torino e secondo me hanno sbagliato i dirigenti bianconeri. A Sarri va concesso tempo per creare un miracolo tra virgolette calcistico come quello che si è creato a Napoli. Io credo che sia impossibile oggi ripetere quell'esperienza. Sono convinto che sia un grande errore andare a cercare nelle squadre di Sarri dopo Napoli il Napoli di Sarri, e questo è un grande errore perché non è ripetibile quella straordinaria esperienza napoletana. Bisogna cominciare a capire invece, secondo me, a cercare la Lazio di Sarri, e questo probabilmente è un processo che temo per i tifosi della Lazio, quindi senti, anche per me abbia bisogno di un processo molto lungo. Parliamo della caduta degli dèi. Mi fa molto sorridere il fatto che una squadra schieri contemporaneamente Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé e becchi due gol dal Rennes, dove gioca in porta Gomis, quello che stava alla spalla, oppure che il Bayern Monaco, che in Germania usa il teorema Berlusconi, mi vado a prendere tutti i più forti della Germania così gli avversari non esistono, come fece Berlusconi all'epoca con Boban, De Napoli, Savicevic eccetera, e perde in casa. E il Real Madrid che perde con gli sceriffi e ora perde col neopromosso Spagnol in casa. È la caduta degli dèi.
Ma la caduta degli dèi, anche se in questo caso sono dèi un po' diversi, mi permetto di dire, nel senso che da una parte c'è un Real Madrid che vive una grande crisi che è tecnica, che è finanziaria fondamentalmente, ma è anche tecnica, non è il Real Madrid degli anni passati, ma questo forse lo sapeva un po' tutti, lo sapeva anche Florentino Perez, lo sa perfettamente. Il Real Madrid, prima che torni ad essere la squadra che abbiamo tutti apprezzato, ammirato negli anni, ci vuole un po' di tempo, soprattutto dovrà colmare i suoi debiti, che sono veramente immensi. Dall'altra parte c'è invece un Paris Saint-Germain che debiti non ne ha, ma anzi ricchissimo, e questo però rappresenta un problema, perché probabilmente nell'idea di chi dirige il Paris Saint-Germain c'è che, mettendo insieme tanti bravi giocatori, i più forti del mondo, si possa essere i più forti del mondo, e purtroppo non è così, perché il calcio non è uno sport individuale, ovviamente il calcio è uno sport di squadra, e occorre evidentemente che questa squadra funzioni. Non gira il Paris Saint-Germain come, devo dire, non ha girato agli europei la Francia, che io davo come una delle straordinarie favorite dell'europeo, non è stata capace di essere squadra, e Paris Saint-Germain ci sta dicendo che non è capace ad essere squadra. Non vorrei stare nei panni di Pochettino in questo momento, perché non è facile allenare così tanti campioni, e anche perché tanti campioni significa tante individualità, e questo sicuramente rappresenta un grande problema per un tecnico che deve invece dare una dimensione collettiva ad una squadra che fatica ad essere un collettivo. Nei panni di Pochettino no, magari nel conto bancario sì, quello magari possiamo rivedere al limite così. Riccardo, sì. Grazie sì. Mille. Io dico Pochettino, tu hai detto giustamente Pochettino, ma sai, Pochettino è di origine italiana, quindi io sono, come dire, legato al suo cognome pronunciato, certo, in italiano, anche se so che naturalmente è corretto come tu l'hai pronunciato. Certo. Buon lavoro Riccardo, alla prossima. A voi, un caro saluto, ciao. Grazie mille a Riccardo Cucchi. Tra pochissimo invece parleremo di Salernitana. Di Djuric, e soprattutto con una gran mano dell'ex Napoli Maximovic, Umberto, la Salernitana ha portato a casa la prima vittoria stagionale in Serie A, soprattutto ha portato a casa un risultato che può dare anche un po' di manforte al ciclo targato Fabrizio Castori, che sembrava un po' sulla graticola in vista della partita col Genoa. Ne parliamo con il direttore di cronaca di Salerno, Tommaso D'Angelo. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. Umberto, una tua prima considerazione per Tommaso. La Salernitana, ne abbiamo parlato più volte, Tommaso, è una squadra tecnicamente molto scarsa. Ha un solo giocatore di classe, 39enne, che è Ribéry, per il resto sono tutti manovali del pallone, compreso gli attaccanti, che però, tra cui Simi, ha mostrato negli ultimi anni di avere una grande confidenza col gol, come ha detto Cosimi l'altra sera da me in trasmissione, ma lui è uomo da area di rigore, se la palla non arriva in aria è un giocatore inutile. Detto questo, però, la Salernitana è anche la squadra forse più fisica di tutta la Serie A, perché a parte gli armadi a muro che c'è in difesa, ha quattro attaccanti di grande fisicità, ha i due Koulibaly di centrocampo di grandissima fisicità, c'è una squadra che se la mette sull'agonismo e sulla battaglia può dire la sua. Peccato che manchi un regista lì in mezzo con piedi decenti, che manchi un'alternativa a Ribéry che possa surrogarlo quando lui non è in grado di giocare, e soprattutto che in difesa ci sia qualche giocatore un po' più bravo. Ma questa Salernitana, con l'agonismo, con la mentalità di Castori, può sopperire a carenze tecniche abbastanza gravi? Ma tu sai bene che il campionato di Serie A è un campionato da maratoneti, quindi bisogna vedere alla distanza se questa strada scelta dalla Salernitana potrà reggere oppure no. È chiaro che la vittoria col Genoa ha rimesso un po' le cose a posto per quanto riguarda l'inizio di campionato, dando anche morale, riportando la Salernitana non più ultima, quindi dando anche un po' fiducia. È chiaro che una squadra che tra l'altro contro il Genoa non ha potuto neanche contare sui due Koulibaly, che sono insomma, diciamo, un po' l'asse portante di questa formazione. È stata un po' la vecchia guardia, perché di tacchi ha salvato un paio di situazioni, è stato molto generoso, insomma un po' preso le parti di Koulibaly, e Djuric è stato l'elemento, insieme a Bonazzoli per la verità, capace di mettere in crisi il Genoa. Io di Ballardino sono davanti, tu parti con Gondo e Simi e poi fai entrare Bonazzoli e Djuric, hai tanta fisicità.
Ma non hai alternative, voglio dire, Simi, l'ho detto più volte, e ha ragione quello che hai detto, è un uomo d'area di rigore che ha bisogno di esservi capace di infilare palloni in area di rigore, ma quelle sono le sue caratteristiche, non è che si possono cambiare. Non è certo contropiedista che serve a Castori. Chiaro, se non hai giocatori capaci sugli esterni di arrivare sul fondo e metterla in mezzo, è chiaro che Simi si trova in grande difficoltà. Molto meglio di Uric e Bonazzoli, è chiaro che fanno valere la loro prestanza fisica, cui sono mi pare del tutto ovvio, che poi rispecchia, diciamo, le caratteristiche della squadra. E però ha dato un segnale importante, perché non vincere col Genoa, chiaramente alla vigilia della sosta, poteva significare molte cose. Il calendario, diciamo, propone ancora match. Parliamo del calendario. Adesso c'è lo Spezia al Picco, poi sì, l'Empoli in casa, poi c'è, qual è la terza? A fine ottobre c'è il derby con Napoli. A fine ottobre c'è il derby. No, va bene, sì, ma se andiamo a guardare le partite, la Salernitana va alla Spezia, poi ospita l'Empoli e poi la Salernitana va a Venezia. Sono prima del derby, ponendo che il derby potrebbe essere fuori portata, ma è sempre un derby, attenzione. Ci sono le tre partite con le tre dirette concorrenti, cioè Spezia, Empoli e Venezia. Aggiungerei che dopo il Napoli c'è la Lazio, dopo il Napoli. Sì, no, dopo c'è un ciclo terribile, dal Napoli in poi cioè queste sono le tre partite in cui capitalizzare punti. Se vuole salvarsi sono queste tre. Quindi ora o mai più. Devi fare punti in queste tre partite e poi chiaramente affronti le grandi e quindi devi sperare in un colpo. Lazio di Sarri, una squadra per esempio che va a corrente alternata, devi sperare di beccarla nella giornata rotta, tanto per fare un esempio. Però diciamo Spezia in grande difficoltà, credo sia commosso anche sulla graticola, anche lui dopo la sconfitta col Verona, e penso che visto il cammino del Verona anche il pareggio della Salernitana un po' va anche un po' rivalutato, perché il Verona credo che sia una delle formazioni più in forma del momento. Sì. Peccato che la Salernitana l'abbia affrontato senza di Francesco in panchina, questa è stata diciamo una, vogliamo, una sfortuna per la Salernitana, però insomma con tutto la squadra sta volando, l'ho dimostrato anche ieri, quindi quel 2-2 in qualche modo va un po' rivalutato. La squadra è questa, cioè punta tutto sulla fisicità, un po' castorizzata. Però Castori l'ha corretta, perché con Jomberg a destra, Ranieri a sinistra, la squadra ora ha quattro difensori puri, ma con non più il buco dei terzini che era terribile. La Salernitana ha preso 15 gol dalla fascia destra sua, una cosa imbarazzante. Sì, perché sai, dopo, io non so se te l'ho detto, diciamo che dopo il 2-0 del Torino anche la squadra si è un po' ribellata a quel modo di giocare di Castori, per la verità. Quindi il tecnico, credo che i giocatori gli abbiano fatto capire che bisognava cambiare. Ha cambiato, su questo in qualche modo è stato bravo di sistemare le pedine, che poi sono quelle che sono, insomma, diciamo la verità. Però voglio dire, una squadra che punta sulla difficoltà, sul pressing alto per prendere gli avversari, come contro il Sassuolo, dove pure aveva fatto una buona partita sotto questo aspetto, si gioca così le sue carte. Poi veniamo a gennaio, che cosa succede? Io credo che l'altra partita importante che la Salernitana sta giocando, ma sono arrivate quattro offerte, diceva ieri Anicelli, credo che siano fondamentalmente, credo che siano tre, credo che siano tre. Quelle e sono serie, secondo te ci sta qualcosa di serio? Beh, sai, con i paletti messi dal Trastia è chiaro che non siamo più nel campo delle ipotesi o degli avventurieri. Però bisogna verificare. Trastia ha preso altro tempo, non si capisce bene perché, però Trastia avranno le loro buone motivazioni. Certo, ad esempio la cordata barese, che è quella più riconoscibile in questo momento, appare una buona cordata, però bisogna capire anche dall'altra parte chi c'è, bisogna vedere che succede. Cioè, voglio dire, qui poi entriamo nel campo delle ipotesi. Se bisogna capire bene chi sta alla fine allo scoperto per prendere la Salernitana. Anche perché poi in serata, direttore, si parla di una nota ufficiale da parte dei reggenti del trust, proprio per non solo per la possibile proroga di 15 giorni, ma anche poi per le tre offerte vincolanti presentate. Sì, diciamo che le offerte vincolanti è stata un'ottima mossa, perché
mette un po' a venire un po' fuori allo scoperto chi ha intenzione di prendere la Salernitana. Questa mi è passata una buona mossa. C'è ancora qualche settimana di tempo, però non è che si può andare per le lunghe, anche perché se la squadra in qualche modo riesce a boccheggiare fino a gennaio, c'è bisogno di innesti nemmeno di 2-3 persone per rafforzare la squadra. Questo mi pare veramente il problema è arrivare a gennaio senza un distacco che sia incolmabile. Cioè io vengo a Salerno ormai dileggiato per dei siti che riportano in maniera pesante quello che invece era un ragionamento. Io dico, se la Salernitana le perde tutte come fece il Benevento prima maniera o quasi, e nel giro d'andata può fare il giro di ritorno che vuole, non serve, come fece De Zerbi che fece benissimo il giro di ritorno, non serve a niente. Se la Salernitana riesce, anche staccata di 3, 4, 5 punti dalla zona salvezza, ad arrivare a gennaio con la nuova proprietà in queste condizioni, la salvezza diventa del tutto possibile, perché poi la squadra tutto sommato ha bisogno di un innesto a centrocampo, uno sulla tre quarti e un paio in difesa. Cioè con quattro uomini questa squadra ha possibilità di salvarsi e soprattutto ha bisogno della società. Quindi il ragionamento è questo: arrivare il più possibile a ridosso, non dico in zona salvezza, e queste prossime tre partite sono quelle poi fondamentali. Per salutarci, direttore, diciamo, non lasciarsi distaccare. Io a questa tua lista della spesa aggiungerei comunque un esterno, se poi in qualche modo vuoi recuperare Signi. Perfetto, ah, sì, certo, perfetto. Giusto. Direttore, grazie mille, appuntamento alla prossima anche con lei. Grazie a voi, ciao. Grazie Tommaso. Andiamo invece ad Avellino, perché gli Irpini di certo non stanno passando un gran bel periodo e Pietro De Concilis sì. Sicuramente avrà bisogno, diciamo, di un bel abbraccio, metaforico, platonico, ma un bel abbraccio di sostegno, no Pietro? Ce lo prendiamo questo abbraccio, anche perché arrivano aggiornamenti importantissimi su quello che è il futuro di mister Piero Braia. Ne parleremo fra poco, anche con tutti gli sviluppi del caso, perché arrivano aggiornamenti molto importanti dal summit che è in corso in questo momento a Montefalcione con la famiglia D'Agostino, che ha preso la sua decisione. E allora, appuntamento con il pomeriggio da supereroi a partire dalle 14 con tutte le ultime sulla situazione Avellino, sulla situazione Braia. Invece per lo speciale Napoli parleremo ancora dei fatti di Firenze, parleremo ancora di quella che sarà la sosta per le nazionali per quanto riguarda gli uomini di Luciano Spalletti, e poi molto altro ancora tra poco. E comincia dando subito il ben ritrovato a due eccellenze del nostro territorio. È davvero un privilegio poter scambiare due chiacchiere con il senatore Sandro Ruotolo. Senatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, e Sandro. Con un'altra eccellenza del nostro territorio, già vice capo della Polizia di Stato, tra le altre cose anche ex questore della città di Napoli, Antonio De Jesu. Dottore, buongiorno. Sì, grazie a lei, un saluto caro a Sandro. Ricambio con tanto affetto e stima. Umberto, i nostri ospiti sono in ascolto, prego. Sì, io ieri mentre ero in trasmissione ho ricevuto da Ruotolo un messaggio molto chiaro, molto significativo, fatto a quattro mani con il nostro orgoglio della letteratura napoletana, cioè Maurizio De Giovanni, dove scriveva: senza aspettare la miserevole multa per discriminazione territoriale, presidente commisso chiuda la curva oscena per tre giornate. Sindaco Nardella, la sua Firenze è una città democratica, antifascista, culla della cultura italiana. Prenda le distanze dalle urla razziste dei suoi concittadini. Io non ho ancora sentito il comune di Firenze, Nardella, intervenire sul tema, sarò distratto io, mentre Barone, il DG della Fiorentina, si è subito mosso. C'è stato il tweet del sindaco, c'è stato il tweet del sindaco. C'è stato, sì, il tweet si è preso del le distanze e si è scusato contro. Però insomma quello della Fiorentina non è stato poi così elegante, perché poi ha detto sì, però a noi quando è successo con il nostro giocatore non c'è stata la stessa attenzione, che mi pare un modo stupido di interloquire. Sandro, che bisogna fare?
non se ne può più. Guarda, io sono stato testimone, perché come sai, come sapete, io ieri sera ero a Firenze a vedere la partita. Allora certamente è apprezzato. Tra l'altro alcuni amici mi hanno detto che in tribuna sono partiti insulti continui, non parliamo da solo delle curve eccetera. Sì, sono, vabbè, io sono, diverse volte sono andato a Firenze, c'è questa curva a Fiesole, ma il punto è un altro, si è tutto concentrato sul finale, su quella oscenità che io non ripeto neanche nei confronti di Koulibaly, ma vi assicuro che all'inizio, addirittura nel riscaldamento, quando sono entrati in campo i nostri calciatori, c'erano quei cosiddetti slogan di discriminazione territoriale, no? Quelli da sul Vesuvio famoso, no? Il famoso Vesuvio. Il Vesuvio, il sapone, l'odio, eccetera. Ecco, io pongo una questione. Allora, il problema non è l'isolato che sarà espulso a vita dallo stadio se viene identificato, come ha detto, diciamo, il responsabile della Fiorentina. Il problema è che lo dico, diciamo, alle autorità sportive, la cosiddetta discriminazione territoriale si deve trasformare in razzismo, perché quello è, perché se no si continua, come dire, a sottovalutare quello che è un fenomeno enorme e devastante. Questo è il punto. Allora, la curva non è la curva, ma io dico anche alla, cioè, noi dobbiamo essere estremamente preoccupati, perché quello che accade nello stadio poi accade nella società, e come dire, è sdoganare l'inchiesta di Fanpage sul saluto romano o sulla birreria di Monaco, è in una repubblica antifascista nata, la Costituzione col sangue dei partigiani e con la cacciata del nazifascismo, per me è un punto sul quale non si può resistere. E quindi io sono preoccupato per la sottovalutazione, e anche sui fatti di ieri sera, il fatto che ci sia fermati all'insulto, che io non ripeto perché ho vergogna di ripetere, nei confronti di Koulibaly. Allora è qui il punto che io interrogo. Allora bisogna, io sono anche per, come dire, il 3-0 a tavolino. Però scusami Santo, che poi passo al dottor De Jesu, perché vorrei chiedergli una cosa precisa. Santo, ma in questo modo il 3-0 a tavolino, perdonami, non mi trovo d'accordo. Perché? Perché tu così consegni, per colpa della responsabilità oggettiva, le società di calcio in mano ai gruppi che... Allora, diciamo che c'è bisogno di una discussione che coinvolga l'intera città. Cioè dobbiamo uscire dalla sottovalutazione. Non erano 10 persone, capito? No, allora infatti, non è, non è 10 persone. Ma chiudiamo la curva. Chiudiamo la curva. Allora, come ho scritto ieri sera con Maurizio, chiudiamola, e sarebbe bello se lo facesse la società. Hai capito che quello che voglio dire? Ma non possiamo sottovalutare questo fenomeno. È devastante, perché poi quello che accade dentro lo stadio sappiamo che esce fuori dallo stadio, che sta dentro la società, perché non è un mondo separato l'ultra, e abbiamo visto le conseguenze, per esempio nei... Beh, abbiamo visto tutto il filmato di Fanpage, quindi è inutile che andiamo molto. No, ma anche nei confronti di Paolo Berizzi, che è il collega di Repubblica, che è protetto dallo Stato perché proprio attraverso il mondo degli ultra è andato nel mondo del neofascismo e del sovranismo, eccetera eccetera. Quindi io, da questo punto di vista, è un grido d'allarme. Certo, non c'è dubbio. Dottor, e allora l'invito fammi a chiedere Martella, una cosa a De Jesu. Dottore, individuare responsabili quando sono migliaia, come si fa? Guardi, questo è il tema. Io porto la mia testimonianza da questore, ho diretto 5 questure, ho servizio di ordine pubblico, le ho gestite a migliaia. Appunto, proprio per questo volevo sapere da lei. Il punto è che noi ci infervoriamo quando capita il caso, adesso se ne parleranno un paio di giorni, ma casi come quello della partita di ieri sono stati frequenti negli ultimi anni, con decisioni più o meno efficaci.
Il primo tema è la mancata consapevolezza da parte di una parte della tifoseria, perché questo tema si rischia di criminalizzare tutta la tifoseria. Io ho sempre detto, alla luce della mia esperienza, che purtroppo la stragrande maggioranza delle tifoserie sono sane, subiscono il condizionamento di uno zoccolo duro di soggetti che non percepiscono il disvalore morale di quello che vanno a fare, non danno il giusto senso a quello che fanno. Ma detto questo, bisogna essere concreti e pratici. Con la normativa attuale ci sono delle responsabilità che sono a carico anche delle società, perché in questo tema non ci può essere, diciamo, l'attribuzione delle responsabilità a un solo soggetto, quello istituzionale. Qui c'è da fare massa comune per cercare di estirpare questo zoccolo duro di tifoseria violenta, anche dal punto di vista dialettico, che non coglie il disvalore grave di quello che dicono. Pensano di essere in branco, in gruppo, e pongono in essere dei comportamenti anche vocali costi. Il tema è che non puoi uscire fuori dal contesto. In questi ultimi anni si è fatto molto. Io ho gestito i servizi di ordine pubblico allo Stato di San Paolo negli anni 80, negli anni 90, non c'erano regole. Poi man mano, per fortuna, anche se lentamente, si è preso atto della violenza all'interno degli stadi e si sono approntate scelte legislative, devo dire efficaci, che hanno ridotto drasticamente questi atti di violenza. In questo caso parliamo di discriminazione razziale, delle frasi, e anche lì c'è un problema di attribuire la responsabilità sia penale che anche amministrativa al singolo soggetto. Non puoi dire la curva e far pagare a tutta la curva comportamenti. C'è un problema di riscontrare, verificare e documentare le responsabilità sia penali e amministrative di singoli soggetti. Per cui il tema è delicato e scivoloso, che impegna tutti, nel senso che se ci sono costantemente degli atti di discriminazione razziale che si manifestano attraverso queste frasi odiose nei confronti di giocatori che hanno la pelle nera, è gravissimo. Su questo bisogna interrogarsi non quando succede il singolo caso, ma su questo bisogna fare una riflessione tutti insieme, le società, le istituzioni, l'amministrazione comunale, non è un itinerario facile. Io ho gestito, quando ero questore a Salerno, nella partita Salernitana-Nocerina, io vietai la trasferta perché ero certo e avevo anche le prove. E quelle cose, io ricordo che il presidente della Lega voleva attuare un progetto di simbiosi che coinvolgesse società, coinvolgesse tifoserie, ma le tifoserie si dissociarono da questo progetto. Per cui è un tema non facile, l'equazione magica non esiste. Innanzitutto è importante che si adottino misure tecnologiche che possano almeno documentare le singole responsabilità, e su questo molti sforzi sono stati fatti. Anche lo Stato San Paolo, con i fondi delle università, abbiamo programmato, quando ero professore, un impianto di videosorveglianza che fosse più avanzato possibile. E poi credo bisogna premere soprattutto sulla società, e anche questo non è facile, perché come diceva prima Sandro, proponeva perdere la partita a tavolino, però io credo che questo potrebbe essere un elemento ancora più più ricattabile ancora le società da parte dei tifosi, perché a questo punto avrebbero in mano la società e potrebbero
fare il patto con il diavolo e pretendere delle cose. Io credo che oggi bisogna migliorare sempre di più le misure tecnologiche. Esatto, per individuare proprio visivamente le persone. Singole responsabilità penali e cose. E poi bisogna fare un lavoro che non è facile. Di intelligenza, secondo me, nelle curve. Su no, progetti, Sandro? Su progetti di, diciamo, di sensibilizzazione, coinvolgere le curve, la parte sana delle curve a diciamo estromettere questi soggetti e isolarli. Certo. E qua c'è bisogno di fare un grande lavoro. Sandro, sappiamo che sei preso da impegni. La collaborazione di più soggetti. Io sì. sono pienamente d'accordo con le cose dette ora da De Jesu e qui anche l'invito a Nardella, cioè sono questioni di cui ci dobbiamo occupare tutti, ed è chiaro che nelle curve, soprattutto in tutte le curve, ci sono persone per bene, famiglie che vanno salvaguardate. Allora certamente la tecnologia ci dà una mano e funziona sulle strade di Napoli come di Milano-Torino, funziona ancora meglio dentro gli stadi. Allora questo è il primo passo, perché si identificano. E allora la mia sensazione di ieri, che era tutta la curva, con la tecnologia e con le telecamere, non è più una sensazione, si verifica benissimo se erano 10 o se erano 1000 dei 10.000. Quindi io sono d'accordo che non si possono criminalizzare, ma noi dobbiamo invitare la tifoseria che c'è, per fortuna, ed è la maggioranza, la tifoseria sana, a prendere le distanze. Questo è fondamentale da un lato, e dall'altro uscire dalla curva e dallo stadio e investire la città, è un problema che devono porre sia la politica ma soprattutto l'amministrazione. Allora da questo punto di vista è fondamentale. Io non voglio che poi ci sono società, prendiamo il Napoli, su De Laurentiis è stato straordinario da questo punto di vista, e dico anche Lotito, che non è sottostato, come si vuol dire, agli ultra e a quelle logiche lì. Ma l'inchiesta della magistratura a Torino sulla Juve, sugli ultra eccetera eccetera, ci ha dimostrato come individuava De Jesu il rischio, poi c'è una responsabilità delle società, per cui le società devono prendere le distanze, perché poi spesso i cori partono dagli ultra, quindi è lì che vai a verificare, non è spontaneo il buu o il resto ignobile che abbiamo sentito ieri sera. Quindi io sono d'accordo con De Jesu, e quello che abbiamo lanciato io e Maurizio De Giovanni è stato proprio un grido d'allarme: non soffochiamo nelle scuse di uno che ha fatto l'oscenità finale. C'è un problema, che è un problema politico-sociale, che non è estraneo a quello che accade nella società reale. Questo era un po' il senso. Sandro, grazie mille davvero per averci dedicato un po' del tuo tempo. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao Sandro. Ciao. Buon lavoro a Sandro Ruotolo. Umberto, per chiudere anche con il dottor De Jesu. In questi casi la giustizia sportiva se ne esce con un po' di multe alla società, che francamente lasciano il tempo che trovano. Qualche rimedio più efficace potrebbe essere quello di chiudere le curve temporaneamente quando sono casi così eclatanti, per qualche tempo, onde evitare che venga penalizzata la società, e magari aprire altri settori un po' più tranquilli, perché poi è sempre la curva quella dove si annida di più il seme della violenza. Sì, anche in questo, vede, io mi riporto riferimento al coraggio anche delle società. Io mi rendo conto che le società sono un po' diciamo l'incudine. Io vedrei sicuramente la chiusura della curva adottata dalla società e riempita la curva con ragazzi delle scuole. Potrebbe essere un bel gesto questo qui. Sì, però quando lei mi dice questo a me viene il magone, perché penso al quando squalificarono la curva juventina, misero i ragazzi e ogni rilancio del portiere gridavano merda, mi scusi il termine, ma fu così.
Allora, sono cose terribili. Ritorna al vero problema. L'educazione sportiva. Il vero problema è un problema di cultura, è un problema di cosa, bisognerebbe cominciare nelle scuole, lavorare nelle scuole, ma un progetto che deve essere coordinato, perché noi spesso sento parlare, dobbiamo fare, ma chi coordina società, istituzioni, il governo per investire su una riqualificazione culturale di parte di tifosi, anche giovanissimi, che si riciclano costantemente, che probabilmente gli adolescenti si alimentano di quello che sentono in famiglia. È un problema grosso, che non è facile risolvere, l'equazione magica non c'è. Perché quando si parla di investimento nella sensibilizzazione culturale anche dei giovani, bisogna avere un progetto. Questi progetti, chi li coordina? Chi dà l'idea di fare delle cose con il coinvolgimento delle società, del governo? Per cui è un team e delle amministrazioni comunali. In questo caso, sul fatto di Golda lì della Fiorentina, sicuramente assolutamente è fuor di dubbio che il sindaco Nardella abbia provato angoscia e delusione per questi comportamenti. È fuor di dubbio questa cosa, per la storia del sindaco è fuor di dubbio. E anche con un comunicato non è quello il problema. Sì, il comunicato può essere un'attestazione formale del cosa, ma poi questo evento, come tanti altri, deve essere la base per sedersi a un tavolo, società, tifoserie, governo, e dire che cosa possiamo fare di più, che cosa possiamo fare di più. Il problema è che progetti ci sono per tentare di migliorare. L'equazione magica non c'è, il problema non si risolverà. Lei diceva l'altro giorno che sono state riempite le curve con giovani, che i giovani hanno posto in essere gli stessi comportamenti, per cui è un problema profondo. Quei giovani che si sono sicuramente alimentati di atteggiamenti che hanno mutuato probabilmente nell'ambito familiare. A mio parere la problematica che è non solo, e forse in minima parte, di natura repressiva, è il problema di chiedersi che cosa si può fare concretamente, e non solo quando avviene il caso Coulibaly, ma cominciare a lavorare e non fermarsi mai per lavorare, per cercare di trovare un progetto che sia sostenibile, un progetto che sia sostenibile, che possa anche tendere a riconvertire, recuperare anche in minima parte quelle aliquote di tifosi che assumono degli atteggiamenti. Il problema, come nella mia lunga esperienza professionale insegnata, non è tanto parlare e argomentare sul problema. Il problema c'è non solo con la partita della Fiorentina, ma negli ultimi anni ci sono stati innumerevoli episodi. Il problema è come vogliamo pianificare delle azioni tutti insieme per cercare di ridurre questo zoccolo duro di tifosi, sia adulti che giovani. Questo è il problema, e non è un tema facile, mi consente. C'è bisogno di qualcuno che prenda in mano le redini e che coordini, metti insieme intorno a un tavolo i soggetti deputati a gestire questo problema. Dottore, grazie mille davvero, è stato un privilegio averla con noi in diretta. Per me è un privilegio, grazie. Buon lavoro all'ex questore di Napoli, tra le altre cose, Antonio De Jesu. Noi tra un po' invece parleremo anche un po' di calcio, perché tutto questo ancora dobbiamo analizzare, quella che è stata la vittoria del Napoli di ieri a Firenze, una vittoria importantissima, tra pochissimo con Massimiliano Gallo. Umberto, ieri hai visto un po' il siparietto tra Mourinho e Spalletti, sì, su DAZN? Assolutamente sì. Allora, noi ve lo facciamo riascoltare prima di dare poi il ben ritrovato al nostro prossimo ospite. Mourinho, anzi, prima di salutarla, se vuole salutare, perché la sta ascoltando nei minuti, negli istanti finali, Luciano Spalletti, non so, magari vuole mandare. Grande Spallettone. Grande. Ma chi vuoi vincere tutte le partite? Ma
Ma stai buono te che sei pericoloso. No, secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori a casa. Cioè, guarda che a Napoli abbiamo tutti gli amuleti. Ciao. Questo ti girerà, complimenti, ti tornerà contro. Ciao, grazie. Complimenti, amico. Ciao, ciao, ciao. Ciao, amico mio, ciao. Grazie a José Mourinho. Allora, avrà sorriso sicuramente, perché non solo non si perde neanche una parola di José Mourinho, di Luciano Spalletti, ma neanche un grande fan, possiamo dirlo, Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, ieri era il primo sintonizzato sul siparietto. Sì, Mourinho è... Innanzitutto buongiorno. Mourinho è un grande personaggio, un grande istrione. Francamente Spallettone è bello. Spallettone è bello, fantastico. Spallettone è bello, ovviamente gli ha, in due secondi gli ha fatti i complimenti, è stato sincero perché ha detto spero che perderai la prossima, che guarda caso il Roma Napoli. E gli ha riconosciuto anche il grande lavoro che lui sta facendo a Napoli. Insomma, in 30 secondi ha riassunto tutto Mourinho. Umberto. Beh, Spalletti ha detto che ha gli amuleti pronti e che gli si volgerà contro, anche perché Mourinho c'ha un record di partite utili casalinghe che prima o poi deve perdere, quindi anche lì, se il Napoli mira al record assoluto di vittorie consecutive, battendo il Torino farebbe l'ottava e guaglierebbe Sarri, a Roma vincendo farebbe la nona. La nona sinfonia di Spalletti di fronte al record casalingo di Mourinho è giornalisticamente un bel andare, direi, no? Sarebbe già tra virgolette la prima pagina del Napolista, anche la nona sinfonia. Anche se non bisogna vendere la pelle di Juric, esatto. Soprattutto perché già ci ha dato una bella botta con Napoli-Verona, insomma, ricordiamocelo sempre. Max. Mourinho secondo me è quasi migliorato con l'esperienza, è diventato più maturo. No, con le buone uscite, le buone uscite l'hanno addolcito. 100 milioni di buone uscite, il re della storia proprio. Non credo che prima fosse un calcio integrato, però no, prima era più assolutamente. Adesso è più morbido. Quanto sia le 9 vittorie, allora ieri il Napoli ha vinto una bella partita. Spalletti è stato un po' eccessivo secondo me nel post partita, era evidente il suo obiettivo di tenere, come dire, gli animi bassi, però il Napoli ha giocato bene, la squadra sintonizzata sulla partita mentalmente. Ha avuto le difficoltà all'inizio perché la Fiorentina ha giocato a ritmi alti. A me non è piaciuto nel primo tempo, il Napoli non mi è piaciuto, ma nel secondo tempo mi è piaciuto tantissimo. Beh, al contrario di Spalletti che invece nel secondo tempo ha imputato alla squadra di non aver chiuso la partita. Sì, questo è il problema, perché il Napoli poteva chiudere la partita 3-1 abbastanza agevolmente, non l'ha fatto. Però dimmi i rischi che ha corso nel secondo tempo Spina. Un tiro di Sottil che se non mette le mani lo prende in faccia. Beh, anche quella mischia in aria sul palo di Milenkovic. Ecco, quella è stata l'unica vera azione pericolosa dove Rachmani, dopo aver fatto gol, salva anche dal gol. Ma ecco, quella è l'unica vera palla gol, perché il tiro di Sottil, se Ospina si prende il caffè e lo colpisce sulla tazzina praticamente. Esatto. Quindi non si può dire che la Fiorentina abbia prodotto alcunché nella ripresa, e il Napoli nel secondo tempo poteva addirittura dilagare, perché ha avuto più di un'opportunità per andare 3-1. Quindi secondo me mi è piaciuto molto, ma soprattutto la mentalità della squadra. Tu che dici? Max. La mentalità è molto cambiata, è cambiata tantissimo, è cambiata radicalmente. Il Napoli è un'altra squadra, una squadra che sta sempre sul pezzo, che cerca di portare a casa la partita, che non ripete stancamente lo stesso copione. È chiaro che quando si giocano delle partite poi non è che la partita la si può sempre dominare, quindi nella prima mezz'ora ci sta che il Napoli venga. No, ma non mi interessa tanto che la Fiorentina abbia fatto possesso palla, mi interessa il fatto che il Napoli nel primo tempo ha prodotto pochissimo, nel senso che al di là del rigore dove Koulibaly dice a Martinez quarta vai alla prefettura, vai alla protezione civile per avere la mia targa, perché non riesci neanche a leggerla, e vabbè, ma quello è uno dei casi tipici del Napoli, il no look di Fabian Ruiz verso Osimhen
è clamoroso, cioè il Napoli ha un'arma quest'anno letale che non aveva. Ora... Fabian Ruiz che non è stato convocato neanche dopo l'infortunio di Pedri, né lui né Brahim Diaz né, cioè gli italiani proprio Luis Enrique non li vede dopo aver fatto un grandissimo settembre. Niente. Comunque diciamo che il Napoli nel primo tempo, tranne il tiro di Lozano che fa quell'incursione, ha prodotto molto poco e non è stato capace di ripartire. Poi anche decide di giocare più basso, lasci sfogare la Fiorentina che poi è morta di sei medesima nel finale. Sbagliavano gli stoppi più elementari perché avevano proprio gli occhi appannati dalla fatica, cioè Italiano non è in grado di gestire ancora le risorse della sua squadra. Fa un primo tempo da paura, l'ha fatto col Napoli, l'ha fatto soprattutto con l'Inter, poi crolla fisicamente perché poi non hai i ricambi che ha il Napoli e se fai a quei ritmi non puoi reggere 90 minuti e il Napoli lo sapeva. Non ha rinunciato alla difesa alta perché neanche la lezione dello scorso anno, esatto, e questi sono gli integralisti, è servita. E quindi noi abbiamo, insomma, Osimhen ha portato a casa il rigore dell'1-1, rigore su cui, insomma, forse dobbiamo aprire una piccola discussione, ma abbiamo il miglior rigorista possibile? Allora, su questa domanda può aprire una discussione. Vi chiedo 15 secondi di pazienza. No, il microfono non funziona, non ho sentito, quindi non so che dire. Allora facciamoci 15 di secondi parlando, non lo per so. Ripristinare il microfono di Umberto e quello ma di Max. Che non si può fare niente. Esatto. E riprendiamo, 15 secondi. Quindi Umberto, non hai scuse, devi rispondere alla domanda di Max. Secondo me Insigne rimane il miglior rigorista del Napoli, se consideriamo che Jorginho, che è considerato il miglior rigorista d'Europa, ne ha sbagliati alcuni consecutivi, perché poi oggi non ci sono segreti, sanno come tiri. Allora o sei capace di reinventarti o rischi, perché ieri per esempio Dronkowski è andato a destra sapendo che Insigne li tira lì, ma ha parato con la mano di richiamo perché Insigne ha tenuto troppo centrale, avesse angolato sull'altro lato l'avrebbe spiazzato. Sì. Max, invece te la voglio girare su un altro aspetto sempre della partita di Insigne, ovvero il momento del cambio, perché diciamo ha rubato l'occhio un po', non il battibecco, il confronto, la discussione con Spalletti che poi ai microfoni di DAZN mi ha detto ne avevo ancora di più e a quel punto ne terrò conto, dalle prossime giocherà anche qualche minuto in più. Insigne che, se andiamo a vedere i minutaggi, tolto forse la partita col Venezia, ha sempre giocato tra i 65 e i 70 minuti. C'è forse un piano per non far stancare troppo Insigne, che l'anno scorso è arrivato invece stanchissimo al termine della stagione? Ieri il Napoli è stato, secondo me, graziato dai media, perché noi ci lamentiamo sempre del trattamento mediatico, però il siparietto, definiamolo così, tra Insigne e Spalletti, molto ben commentato da Spalletti, che è stato molto bravo a disinnescare la mina, però insomma io ho trovato fuori luogo, perché veniamo da sei partite consecutive, stiamo giocando la settima vittorie su sette partite, insomma conta la squadra, evidentemente in quel momento l'allenatore ha pensato che il Napoli potesse fare meglio senza Insigne. Io credo che a Spalletti questa cosa non è che sia piaciuta, poi lui l'ha gestita molto bene, è stato bravo. Insigne è un ottimo calciatore, però insomma non può fare Nanni Moretti, cioè non è lui il centro del film. È il centro del film in questo momento è il Napoli, perché poi lui, se qualora lui diventasse il centro del film, il Napoli non sarebbe più primo in classifica. È un ottimo calciatore che sta in una squadra forte, ma il Napoli non è Insigne. Quindi io l'ho trovata fuori luogo e francamente anche spiacevole. Poi per fortuna abbiamo vinto, quindi, perché in Italia la narrazione è giustamente, legittimamente legata al risultato, non è successo nulla neanche mediaticamente, però mi piacerebbe che fosse la prima e ultima volta. E l'allenatore è allenatore, se vuole togliere Insigne dopo 65 minuti, tra l'altro Insigne non è che si stia facendo chissà cosa, ci sia tranquillamente. Umberto.
Ma io non sono d'accordo che Insigne non sia al centro del progetto, perché è uno dei giocatori centrali del progetto. Certamente Osimhen è il terminale offensivo, ma lui, Koulibaly e Insigne sono i tre giocatori imprescindibili. Con lo Spartak senza di lui si è spenta la luce. Ieri era anche giusto sostituirlo perché non stava giocando bene, ma peggio di lui stava facendo Zielinski, e ancor peggio ha fatto Elmas quando è entrato, ha sbagliato tutte le scelte possibili. Quindi sinceramente poteva sostituirlo, come no, non mi interessa, perché sceglie lui gli uomini. Insigne si poteva risparmiare il commentino, ma ha fatto un commentino, non c'è niente di grave, non è stato che ha preso a calci la bottiglietta, mica ha detto all'allenatore era infastidito, ma guarda, ci sta che un calciatore combinato, che sbaglia il rigore, vede che non è la sua giornata migliore, vorrebbe dare di più, vuole guidare la squadra alla vittoria, in quel momento tirato fuori si senta infastidito, ma gli è passato in un nanosecondo, certo. Dopodiché è stato il primo ad andare a esultare sotto la curva insieme ai compagni. Diamo troppa importanza anche ormai a un'alzata di ciglia di questi calciatori, onestamente. Dicevo, non è mica andato, Max, come fu invece il confronto con Ancelotti, la sostituzione in quel Napoli-Arsenal, guarda cosa hai combinato, no? Con tutti i fischi poi per Insigne al momento del cambio, che poco prima aveva divorato un gol abbastanza importante. Sì, ma poi non voglio dire, ieri, nonostante Insigne ieri non abbia fatto una buona partita, e va detto, dopo, nonostante il rigore sbagliato, il fatto che Lozano lo avesse comunque segnato non lo ha messo in crisi psicologica. Io ricordo pure che ha dato una palla di prima intenzione, certo, straordinaria, Osimhen, che si è scordinato e l'ha tirata fuori, doveva fare 3-1. Hai detto bene, non ha giocato, non è stato tra i migliori, ma non è stato neanche tra i peggiori nella partita. I peggiori del Napoli, o i meno bravi, sono stati in assoluto Zielinski, un fantasma, che però anche lui, vedi, ha toccato due palle determinanti, perché il cucchiaio che fa Osimhen, sul quale fa una rovesciata strepitosa e se fa gol cade giù lo stadio, e di Zielinski. La palla del secondo gol, quella alla Borussia Dortmund, sì, è di Zielinski. Quindi Zielinski, che non tocca il pallone per tutta la partita, due palle che tocca e diventa determinante. Insigne, che fa una brutta partita, comunque da una palla a Osimhen, che è gol che sbaglia Osimhen. Cioè sono giocatori che, nonostante la qualità, non giocando bene, la qualità garantì anche Lozano che ha fatto ieri poco e niente, però Lozano è quello che ti fa l'unico tiro in porta su cui Drongoski fa una grande parata in primo tempo, è colui che si prende la punizione del gol da cui nasce Zielinski, la punizione di Zielinski, ed è colui che fa il gol sul rigore sbagliato da posizione difficilissima. Quando il Napoli c'ha giocatori come Zielinski, Lozano, Insigne, che pure nelle loro giornate non migliori determinano, ecco che tu puoi dire che hai una grande squadra, punto. È una grande squadra che poi deve recuperare anche qualche ancora, ed qualche ancora giocatore. Non c'è Mertens. Voglio dire, ma ragazzi, ma Mertens mica è l'ultimo dei giocatori. A tal proposito, Max, si fa ancora un gran parlare un po' nella critica sportiva napoletana di come Spalletti abbia rimesso in piedi alcune cose del ciclo di Sarri, faccio un esempio, i calci piazzati, la grande attenzione. Con Gattuso non segniamo su palla inattiva, ma manco, anzi, a parlare andiamo da Ospina direttamente, mi pare che questo fosse lo schema principale, no, Max? Max. Allora, di Insigne devo aggiungere una cosa, che però lui è il capitano. Sì, deve controllarsi, è fuori discussione. Deve avere un comportamento da capitano. Allora, per quanto riguarda i calci piazzati, sicuramente, adesso io non ricordo quanti gol noi segnassimo con Sarri. 17-18 si è fatto il record europeo, difatti. Era record europeo, tra i migliori in Europa, così come nell'anno di Ancelotti Gattuso il Napoli aveva il record europeo per gol fatti da fuori area. Con Gattuso abbiamo il record dei calci d'angolo passati al portiere. No, tanti gol su calci piazzati, e si ha l'idea che sono studiate. Adesso lui è stato molto
simpatico e sincero ieri. Beh, guarda, c'è un filmato su YouTube che mette a paragone i due gol, Borussia Dortmund e Napoli. Sì, identici. Identici. Sì, sono identici, sì. Anche nella preparazione, il giocatore che si allontana, poi torna e cross. Ma anche a Udine mi pare, qua ci fu un altro schema meraviglioso, schema, quello lì che liberò Fabian Ruiz. Sì. Si fa gol sui calci piazzati e sono una componente importante oggi del vogliamo del parlare calcio. Di Rachmani, due gol, Koulibaly due gol, ma quando mai i centrali difensivi sono stati così importanti anche in fase offensiva? Cioè Rachmani l'abbiamo visto a gennaio la prima volta dopo quattro mesi, Sì. No, io non trovo questa grande similitudine tra il Napoli di Sarri e il Napoli di Spalletti. No, era semplicemente al calcio piazzato, anzi si sta un po' esagerando. Sì. Però c'è una cosa da dire, che il Napoli di Spalletti ha un record, è l'unica squadra regina d'Europa imbattuta insieme al Salisburgo, visto ieri sono cadute altre importanti capoliste, vedi il PSG che perde 2-0 con il Rennes. Il Salisburgo fa corsa a sé però del suo campionato. Sei troppo buono a non citare il Real Madrid di Ancelotti con Mazza al telefono. Non era imbattuto. Non volevo arrivare. Non gli volevo dare questo dolore, magari sarà distratto, era concentrato su Insigne, il povero Gallo, tu te ne vieni mo con Ancelotti e non... Allora, del Real Madrid, tre cose, uno che è ancora prima in classifica, in tutto sì, questo. Però viene da due brutte sconfitte consecutive, sia in Champions sia in campionato, e oltre a Fabian Ruiz, anche Ruiz ha detto che non convoca neanche sul calciatore Real Madrid, sulle convocazioni... Sì. Di Luis Enrique c'è molta dialettica in Spagna. Sì, sì. Per quanto riguarda il Real, Real insomma ieri ha preso una brutta sconfitta 2-1 in caso delle spagnole, è ancora primo in classifica, adesso c'è la sosta, però sembrava che Spagnol neopromossa, gli sceriffi, vi mette un po' di musichetta per farglielo ricordare un attimo. Però è prima in classifica, voglio ricordare questo. Sì. Giusto per dire. Ci sta sempre bene. Per la memoria, per stimolare la memoria. Per salutare Max che tra un po' ci porta in tribunale per rapimento. Ma Insigne che vuoi che non mi vendico, insomma. Rapimento di persona, non è un collegamento questo Massimiliano. Quindi per salutarlo Max. No, ma io sono sempre con te. Per salutarti ti chiedo, il Napoli con Spalletti ha trovato l'uomo giusto al momento giusto? Da questo è sicuro, non devo rispondere, la domanda è un'altra, ma veramente è Napoli contro Milano? Ma guarda, forse sì, però il campionato è molto lungo. Il campionato è molto lungo, siamo a settembre, ottobre. Il Milan e l'Inter sono due squadre molto forti, il Milan secondo me ha la società più forte, il Milan è una squadra molto ben costruita che sta giocando senza Giroud e Ibrahimovic, e Maldini si sta dimostrando un dirigente quasi all'altezza del calciatore, il Milan è la mia favorita per lo scudetto. Io non ci credo proprio del Milan, ma ancora ho dei dubbi, ora che mi comincia a stupire in positivo, per carità, perché nei miei pronostici il Milan non c'era proprio, troppo legato all'estero, cioè alla presenza dei due anziani davanti, invece adesso ne fa tranquillamente a meno perché sono fioriti tutti gli altri e di giovani di valore ne ha tanti. Però ho sempre il dubbio che mantengano questo livello e che Pioli non crolli nel giorno di ritorno come spesso gli accade. Questo sì, però il problema del Napoli, come abbiamo visto anche dopo l'Europa League, è la gestione dei momenti negativi. Cioè qua una sconfitta diventa una tragedia. Mamma mia, giovedì quante se sono dette dopo giovedì. Diventa una tragedia. Poi il Napoli sul campo ha reagito bene e ha vinto a Firenze una partita complessa. Però la reazione dell'ambiente è troppo pesante, troppo tragica. E questo, ma scusami, secondo me, Max, ma tu capisci meglio di me che quest'estate è stato cantato il De Profundis. De Laurentiis è stato attaccato in tutte le forme, in tutte le salse.
al Napoli è stato cantato il De Profundis, smobilitazione, ridimensionamento, Spalletti aziendalista, sai, al gioco di De Laurentiis Pappone, e questo era il trend proprio abituale dei tifosi, di opinionisti, eccetera eccetera. Allora tutta sta gente che si sta mangiando un limone esagerato, peggio di quello che i tifosi della Sanitana mi stanno dedicando tutti i giorni, e capisci che alla prima occasione devono uscire per forza fuori, sennò che fanno tutto l'anno? Ma sai, questo incide, ma tutto molto, l'anno che fanno questo? Quello che in Spagna chiamano l'entorno, poi incide tanto. È quello che dice Sacchi. Noi critichiamo Sacchi, lo attacchiamo. Ha ragione, Sacchi. Ma Sacchi ha ragione. Mi dispiace davvero entrare a gamba tesa, ma io devo salutare Max. Sì, ma Sacchi dice la verità. Il punto debole del Napoli è l'ambiente. Ci porta in tribunale, Max, se lo salutiamo. E anche qualche investitore pubblicitario. Anche dopo le sconfitte del Real Madrid. ecco. Allora, Max, alla prossima, anche senza sconfitte del Real. No, e noi vogliamo che il Real vinca. Oh, esatto. Alla prossima. Ciao. Con Massimiliano Gallo. Se l'alternativa è Simeone, preferisco a Carletto. Poi, tra pochissimo con l'Edito Napoli di Umberto Chiaretti. Allora, Umberto, abbiamo con noi già il nostro prossimo ospite collegato, ma è tempo soprattutto dei tuoi pensieri sul momento del Napoli. Ti chiedo di essere contingentato così da andare poi subito con il nostro prossimo ospite. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Oggi l'Edito Radio non lo faccio io, lo fa un amico, un collega, che ha scritto un pezzo che trovo straordinario e che voglio che sentiate tutti, ve lo leggo. L'ha scritto Maurizio Zaccone. Vabbè, Calidù, scimmia di merda, non è poi così grave, per una serie di motivi. Vedi, tu non sei nero sbiadito, mulatto, scuro. Tu sei proprio nero nero. E per di più, sei napoletano. Che non è affatto cosa da poco, credimi. Questo ti rende nero, ma nella testa di tanti c'è una G in più, cioè negro. E poi anche un po' puzzolente e coleroso. Un nero napoletano. Pensa se fossi anche gay. Tutto questo in un paese che del razzismo non sa nulla, nel senso che non ritiene la discriminazione un difetto, un problema, ma una legittima opinione. I passi avanti in una comunità si fanno con le leggi, con l'informazione, con l'educazione all'accoglimento, sulla cultura che la diversità è arricchimento. In questo paese i rigurgiti razzisti li hanno mandati in Parlamento. E il sistema mediatico, che non ha mai sedi al sud, non denuncia o stigmatizza, ignora beatamente. L'odio è diventato un legittimo punto di vista e si legifera persino in nome di questi istinti. 8 anni fa ti avevano detto di essere venuto in Italia, ma non era propriamente vero. È rivenuto a Napoli, che è, nel bene e nel male, un'altra cosa. Sei venuto dove già si cantava Viva Vivo Senegal, dove da secoli si convive con culture diverse, in un eterno scambio, dove si sorride delle ardite battaglie per i diritti della comunità LGBT, quando da noi i femminil sono integrati da sempre, grazie a una visione e un'apertura mentale che risale alla Magna Grecia, dove gli africani siamo stati noi. Da qui poi, giovane ragazzo, sei andato in giro per gli stati d'Italia nello stesso tour che toccò a Dios, a Diego Armando Maradona, 35 anni fa, a prendersi i benvenuti in Italia e via dicendo. Quell'uomo, Dios, Diego Armando Maradona, 35 anni fa, capì perfettamente la situazione in questo paese. Decenni prima che la intuissimo persino una parte di noi qui al sud, e decise di non voltarsi dall'altra parte come hanno sempre fatto tutti, e almeno sui campi di calcio andò a mettere gli attributi sul capo ovunque. Sono passati decenni da allora, ma su certi temi si è riusciti a fare addirittura passi indietro da gigante. Non li recuperi in un giorno questa fetta di personaggi cresciuti a pane e ignoranza, senza eredità culturale d'appoggio. Non lo cambiamo in un giorno un sistema mediatico educato al silenzio e alla cecità,
in parte non è neanche colpa loro. E fortunatamente è un discorso che non vale per tutti, per carità. Ci vuole pazienza. È un lungo processo che prima o poi dovrà iniziare. Tu però continua a chiedere ai trogloditi di turno di scendere a dirtele in faccia queste cose. Non scenderà mai nessuno, credimi, e se lo farà sarà da un albero. L'ho detto a Bossi quanto è grande la differenza tra sudisti e nordisti. Quando i suoi antenati celtici erano ancora barbari aggrappati ai rami, i miei antenati erano già froci, Luciano De Crescenzo. Questo il tuo Edito Napoli anche di Maurizio Zaccone. Esatto, con un saluto al collega Maurizio Zaccone, un saluto anche al collega Antonio Petrazzolo, Napoli Magazine. Ciao Antonio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Antonio, ti chiedo subito una risposta a quello che è stato l'Edito Napoli molto particolare di Umberto oggi, e poi tu che sei da sempre molto vicini agli ambienti azzurri, se puoi dirci, anzi darci uno spaccato di quello che è anche stato lo spogliatoio del Napoli nel day after, una cosa del genere. Su Instagram tutti i compagni di squadra di Kalidou Koulibaly hanno mostrato stima, vicinanza, soprattutto una leadership quasi indotta naturalmente dal difensore senegalese. Ma sull'Edito Radio di Umberto e di Zaccone poco da aggiungere, sinceramente, se non sottoscrivere. Sul day after io sinceramente sono molto stanco, perché sono tanti anni che facciamo questo lavoro, almeno proviamo a farlo, sempre con lo spirito di chi ha la voglia e la sensibilità di parlare di calcio, quando invece dopo tanti anni ci ritroviamo a trattare argomenti che nulla hanno a che vedere con il pallone che rotola sul campo. Beh, è una sconfitta per tutti, ma non perché adesso dobbiamo dire vergogna verso questi pseudo esseri, non li chiamo nemmeno tifosi, ma perché è un discorso culturale, non dovrebbe proprio venirti nell'anticamera del cervello di rivolgere determinati appellativi a altre persone. Bene ha fatto Koulibaly a indignarsi, comunque bene ha fatto il Napoli a sottolineare lo sdegno per questa ennesima sconfitta nazionale. Bene hanno fatto tutti i calciatori che ovviamente provengono anche da culture diverse, da nazionalità diverse, e restano tutt'oggi stupiti da come possano verificarsi atti simili. Il tutto perché poi, se vogliamo andare nel profondo, vogliamo studiare un po' perché ancora succedono questi atti, perché il Napoli ha vinto, perché la Fiorentina ha perso. Mi sembra qualcosa di paradossale e fuori dal mondo. Parliamo pur sempre di calcio e non so, tu come essere umano ti senti soddisfatto, completo nel fare una cosa del genere perché la tua squadra sta perdendo? Ti senti appagato? Io no, mi vergognerei, cioè avrei paura anche a uscire di casa. Però questo è qualcosa che ti insegnano i tuoi genitori e non ha nulla a che vedere poi con l'andare allo stadio e incitare i propri beniamini, che questo dovrebbe essere poi il fine ultimo dell'assistere a una partita di calcio. Umberto. Sì, ma quando lui dice che è stanco ha ragione, anch'io sono molto stanco. Vorrei parlare di questo Napoli di Spalletti, del fatto che si è ribaltata l'ennesima partita, che il Napoli va a vincere su un campo complicato come quello di Firenze, dove tante volte ci abbiamo lasciato le penne, e invece dobbiamo stare sempre qui a parlare del solito tema, che c'è qualcuno che chiama scimmia un essere umano, ancora peggio poi gli mette vicino pure un appellativo volgare. Insomma, stiamo parlando di cose che vediamo da anni accadere poi su certi campi in maniera sistematica, proprio perché a Firenze l'odio verso i napoletani è proprio palpabile in maniera esagerata, è una cosa che fa proprio veramente ribrezzo, e non capisco manco il perché poi qual è il problema con i fiorentini, dove sta, in cosa consiste, non lo so, io rimango basito. Anzi, sportivamente sono più le cose che ci accomunano. No, siamo anti-juventini entrambi, voglio dire, ma anche come città, cioè
Firenze non ha mai fatto parte dell'ondata napoletana di emigrazione, perché i napoletani sono andati a Torino, sì, alla Fiat, sono andati a Milano, cioè la Lombardia, il Piemonte sono pieni di napoletani emigrati. Ma in Toscana quando mai c'è stata emigrazione? Cioè c'è un'identità fiorentina molto forte. Non capisco questo odio e avversione verso i napoletani, che poi a Firenze portano solo i soldi come turisti e sono tanti. Bravo, certo. Antonio, io ti do 30 secondi per rispondere, poi facciamo così, domani torniamo a risentirci perché noi siamo quasi in chiusura. Noi ogni volta dobbiamo monitorare. Esatto. Dobbiamo monitorare. Poi domani parleremo un po' di calcio. Il nostro medium di Gulam. Esatto, allora 30 secondi. Vai Antonio. No, rispondo dai sulla situazione, non rispondo a Alberto perché sono totalmente d'accordo. Sullo status invece fisico dei calciatori del Napoli possiamo dire che abbiamo rispettato in pieno quello che avevamo raccontato le scorse settimane, perché vi dirò di più, come dissi, Guam era disponibile già per Napoli-Cagliari, quindi c'è una sorta di tutela, ma mi ha sorpreso Demme perché doveva recuperare forse dopo gli altri, invece ha accelerato i tempi, sì, di recupero, è tornato disponibile. Stesso discorso per Dries Mertens che fa parte del gruppo, insomma Napoli che adesso può contare su un turnover di qualità, questo è fondamentale, poi dopo la sosta ci sarà anche l'Obotka, quindi veramente ampia scelta in termini di sostituzioni per Luciano Spalletti, che merita un plauso perché effettivamente Napoli a punteggio pieno 7 su 7 non è da tutti i giorni. Non è da tutti i giorni. Ci sentiamo domani, Antonio, va bene? Va bene, un abbraccio a voi. Di Gulam a tutto. Domani, a domani con Antonio Petrazzolo. Noi però siamo già in chiusura. 25 secondi per goderci ancora questo punto nuovo sporciolo senza Marco Giordano. Oh mamma mia, che pace, che tranquillità. Qui non gli posso manco dedicare un pensiero. No, dobbiamo farlo per forza. Domani lo sistemiamo a dovere. Esatto. Esatto. Grazie mille Umberto Chiariello. Ciao Alessandro Montano, salutiamo l'amico Marco Giordano che tornerà con noi da domani e ricordiamo punto nuovo.